Mancano pochi punti per salire di agilità e vediamo se li becchiamo adesso. No, non sono bastati neanche con la rotolata. Sono sul posto. Fai in modo che ti vedano. Non provare ad avvicinarti di nascosto se non vuoi finire con una pallottola in corpo. Arrivo. Buona fortuna. Buona fortuna, fratello. Perfetto, proprio alla base di Reis. Riusciamo ad aumentare i nostri punti. Premi L2 per usare l'equipaggiamento. Ma me lo metti in automatico? I coltelli, la torcia, devo metterla io? Non lo so, proviamo. Sì, forse non è stata la più utile delle idee, però. Eh sì, devo metterla io, perché il rampino ovviamente non lo posso usare. Facciamo che magari mentre scappiamo. Te non ciao parate. Vengo in pace, eh. Cosa vuoi, coglione? Sono qui per vedere Reis. Mi manda Brecken. Brecken? Lo stronzo che vive nella torre. Cosa vuole? Sono qui per proporre un affare. Che tipo di affare? Il tipo di affare che tratto con Reis, non coi suoi tirapiedi. D'accordo, fatelo passare, ci sarà da divertirsi. Vabbè, mi divertirò un... Dicevo. Vai, continuate voi. Quella bravi. Che parla. Ricordate, se non riuscite ad arrivare alla torre, attendete l'alba. In bocca al lupo. Grazie, tanto non ne ho bisogno. Bravi, continuate a muovervi verso le spine, cretini. Sta entrando dentro un rifugio. E tra l'altro non è neanche un rifugio simpatico. Aggiungo solo una piccola cosa. Durante lo scorso episodio di questo, ovviamente ho fatto un po' le mie cose, ho sbloccato qualche nuova base per dire, e ho trasformato la pistola e il fucile che avevamo comprato l'altra volta nel fucile da combattimento della Vulcan e il sussurro strappato. Non sono male nessuna delle due, devo dire che la pistola mi aspettava un pelino meglio. Quindi mettiamo la pistola, anzi mettiamo il fucile al posto dell'arco ed entriamo. Chi è? Da quanto tempo siamo amici, Osman? Ehi! Siamo amici da molto tempo. Mi ricordo di te! Il fatto che tu abbia provato a derubarmi mi ferisce ancora di più! Beh. Noi non ci siamo già incontrati. Lascio la scelta a te. È semplice. La mano sinistra o la destra? La sinistra, ovviamente. Sinistra! Intendevi la mia sinistra? E ovviamente io ho tagliato la destra. Hai l'aria di uno che viene dalla torre, che vuoi? Voglio proporti un affare. Scommetto che ti riferisci all'Antizin. Tempo. Lo vedo, guarda quante casse. Cosa offri in cambio? I tuoi servigi? La tua fedeltà? Forse prenderò entrambe le cose. Parla con Karim, uno dei nostri. Oh no! Devo parlare con Yotobi. Forse Reis ti darà un po' di Antizin per la tua gente, hai capito? Certo, Tahir. Beh, che alternative ho? Nessuna. Perspicace. Beh, che dire. Bella manina. Inventario pieno, 50 di attacco. Beh, poverino. Allora, c'è niente che possa rubare? Anzi, domanda migliore. C'è un venditore? No, peccato. Forse qua dentro però, forse dentro c'è qualcuno. Ho incontrato Reis. Jade aveva ragione, è uno psicopatico. Ho anche scoperto che è lui l'operativo che era stato ingaggiato dal GRE. Ora dovrei collaborare con quel dannato bastardo, non solo per portare a termine la mia missione, ma anche perché lui ha un'immensa quantità di E chi è il coglione che ha bruciato una grande quantità di antizin? Che sarebbe bastato almeno per la torre. Ovviamente non è colpa nostra, però. Va bene. Ehi, testa di cazzo. Ciao. Sei qui per unirti a noi. Non sopravviveresti a lungo. Facevo il soldato prima ancora che tu fossi uno stronzo nel culo di tuo padre. Allora, ciao. Io potremmo diventare ottimi amici, sai. Non hai tutti i torti, eh. Mi farebbe comodo avere degli amici qua dentro. Progetto chiave di Ben Franklin. Grazie.
Mitra canna liscia. Volentieri. Oh, ho l'inventario pieno, aspetta. Non mi dispiacerebbe avere una doppietta, sai? Mi farebbe comodo un fucile a pompa, soprattutto adesso. Siamo diventati poveri, importa relativamente poco. Vediamo, c'ho già qualche progetto. La morte vertiginosa. Mentre con la doppietta possiamo fare la tempesta di sabbia, cannone Ox, fucile pesante espresso HTU e Snowstorm. Quale di questi farà più danno? L'unico che non posso fare è il cannone Ox. Comunque, con la tempesta di sabbia... No, che ho fatto? Volevo solo vedere quanto mi aumentava il danno io. In teoria forse riesco a ingannare il gioco. Ok, ce l'ho fatta a fregare il gioco. Proverei a trasformarla in questa. 3825 di danno, precisione 25, cadenza di fuoco 30. Beh dai. Ciao Karim. Eccoti qui. Raiz mi aveva detto che saresti venuto. Io sono Karim. Crane. Sei americano. Ho uno zio laggiù. Vive in Texas. Tu sei del Texas? Sei un cowboy? Sono di Chicago. Conosco un tizio americano. Il Capone. Ci terremo in contatto via radio. Così sarò sicuro che raggiungerai la tua destinazione. Va bene. Non sarebbe esattamente. Esatto. Dovrai salire sulle torri delle antenne e accendere dei modulatori radio a onde corte. I miei uomini sono troppo grassi, troppo lenti o troppo ubriachi per salire su quelle torri senza... Vabbè, uomini affidabili, insomma. Questo devi chiederlo a Raiz. Non mi permetto di parlare al posto suo. Però cerca di non fallire. Non gli piace essere deluso. Va bene, capo. Andiamo sulle torri. Manco fosse una novità, insomma, salire su delle cose. Ho appena incontrato un tizio di nome Karim. Si potrebbe dire che è il maggiordomo di Raiz, il suo lacchè numero uno. Karim vuole che io vada a riparare delle antenne per Raiz. Ho sempre sognato di lavorare come ragazzo tutto fare. Beh, sei al servizio dello Stato. Non è che è tanto diverso da questo, eh. E si sta per fare buio, vero? Non mi serve neanche andare a dormire in realtà. Andiamo, chi se ne frega. Vorrei provare il fucile a pompa. Comunque, dobbiamo andare per il GRE neanche troppo lontano. Lasciate perdere quello che stai facendo e andate un po' rifugio più vicino. Ma va. Si sta facendo buio. Fosse questo il nostro grande problema, Jade. Il mio grande problema è quando Crane decide di non aggrapparsi alle cose, maledizione. Ecco qua. Wei Crane. Parla. Ho visto Raiz, non c'è dubbio, è Suleiman. Il tipo è pazzo. Da politico implacabile è diventato un fottuto boss della mala. È al corrente del fatto che lavori per noi? Non per ora. No, crede che io sia uno della torre. Mi sta facendo fare i salti mortali per ottenere un po' di antizin. Ricevuto, continua a fare ciò che ti chiede. Ricordati che ci serve quel file. Fantastico, passo e chiudo. Benissimo, andiamo a fare il lacchè personale di Raiz anche noi. Dobbiamo quindi dirigerci qua in fondo. Sulla nostra strada ci sono almeno 3 di questi rifugi. Possiamo farlo tranquillamente. Ehi, Al Capone, sei pronto? Al Capone. Cosa devo fare di preciso? Dammi solo un secondo. Ok, sì. Con le comunicazioni radio nella zona di quarantena. Questi modulatori potenzieranno il segnale, così Raiz potrà comunicare con gli avamposti ai confini della città. Aia, stronzo. Sarebbe a vantaggio di tutti, non solo di Raiz. Forse. Comunque il re deve controllare il suo regno. Eh beh, io intanto mi occupo di questi rifugi. Vorrei buttarli di sotto perché mi diverto. Ecco qua, addio. La notte sta arrivando. Quindi adesso, esatto, già solo liberare questa zona mi dà dei punti extra. Ecco qua. Facile facile. Un lavoro bello pulito. No, che stupido. Sai cosa dovevo fare? Dovevo lasciar stare. Esatto, così attiravo l'attenzione di quello lì. Vediamo se riesco a tirarlo giù. È morto, credo. Beh, morto è morto. Sì, e chi lo va a prendere il pacco là in fondo? Vabbè, in realtà è vicino a un'altra zona in cui dovrei andare. Vediamo se riesco a shottarlo con il fucile nuovo.
Beh, ma stronzo, m'ha sputato. Non l'avrò ucciso, ma almeno. Ma vaffanculo, sono caduto. Non l'avrò ucciso, ma almeno il fucile ha fatto il suo lavoro. Cosa fai qua? Questo è un rifugio, stronzo, scendi. Vai via. Sto rifugio è perfetto a modo suo, eh. Di notte la gente si aggrega qua sotto. Se vuoi gli puoi sparare, facile. Vedi? Tanto ce la può ucciderti, eh. Non pensare. Appunto, vai via. Scendi dal mio palazzo, forza. Stronzo. Si ammazza di sotto. Sì, lo so che non bisognerebbe usare le armi perché attiri gente e tutto il resto. Ma che divertimento c'è a non usarle? Dunque, il pacco è là sopra. Eccolo qui, tutta roba mia. Un'ascia da pompiere favolosa! Bellissima, 1900 di danno, buono. Andiamo nel campetto. Ma da dove sei apparso, scusami? Ma è apparso dopo, palesemente. Vabbè. Che casino. Eccomi qua. Buongiorno. Che problema c'è qui, eh? Prendete quel bastardo. Dai, vieni. Lasciami andare. Aspetta che ci penso io a quelli. Via. Ho un codardo da andare a prendere. Preso. Ecco fatto. Scusatemi. Tutto a posto qui? Certo che Dead Run è pieno di campetti da calcio, eh. Comunque non sarò soddisfatto finché non avrò ucciso anche lui. Ecco fatto. Aspetta. Vediamo se riesco a fregarti. Kaboom. Non era abbastanza per ucciderlo, purtroppo. Questo sì, però. Anche lui. Kaboom. Mi ha fatto decisamente ridere il fatto che è partito e poi è finito contro le spine. Mi ha fatto decisamente ridere la cosa. In teoria non dovreste entrare. Ora questo è un rifugio. Vi chiedo di lasciare questa proprietà se potete. Ecco, bravi. Via anche tu, per favore. Ecco, grazie. È una proprietà privata ora questa. Rim, sono alla prima antenna. La corrente è spenta, dovrai accenderla. Deve esserci un interruttore nella casetta alla base dell'antenna. Beh, fosse una novità che devo fare l'elettricista ora. Anche l'altro giorno, per riattivare la luce, abbiamo dovuto fare la stessa identica cosa, quindi non mi lamento. Non è la prima e probabilmente non sarà l'ultima volta che ci dovremo mettere ad accendere cose. Ah, bravissimo! È esattamente quello che speravo succedesse, ma con io un po' più lontano. Niente, però l'esplosione non gli ha fatto proprio zero, non gliene frega nulla a lui. E anche allontanarci non sembra aver assorbito... Ma guarda, ma che raggio c'hai, scusami? Vuoi fare lo splendido con me? Vuoi fare il pezzo di merda? Fai tutto lo sgargiante? Beccati sta esplosione, allora. Ma non gliene frega assolutamente nulla a lui dell'esplosione. Quelli con la tuta da pompieri proprio. Ah, lo spitter. Lo spitter di questo gioco. Urlo perché questo stronzo di infetto con le budella che gli pendono dalla bocca mi ha sputato addosso del muco tossico e puzzolente. Non posso biasimarti. Non posso biasimarti, eh. Vedi tu. Comunque è da qua che finalmente iniziano ad apparire anche gli spitter. Quelli mi mancavano. Va tutto bene finché non sono le witch, tanto. Ecco qua. Potevi riaccenderla la luce tu, però. Potevi farmi sto favore. Fatto. Ora la corrente c'è, porco cazzo. Molto bene, ora sali in cima. Dammi un attimo che apro
Sto armadietto che si è bloccato. Oh, benissimo, sta passando anche l'aereo adesso. Vabbè che tanto tutto ciò che arriva lo prenderà Is, voglio dire. Berserk, avevo proprio voglia di leggere un nuovo capitolo. Effettivamente è da un po' che non sto più comprando dei nuovi numeri di Berserk. Ma non perché non abbia voglia, ma perché alla fine ho avuto talmente tante cose da leggere che mi è proprio bypassato dalla testa. Andiamo a prendere sto rifornimento già che siamo qui, per dare fastidio a Raiz. Tanto non lo sa che siamo noi. E anche lo sapesse, sti cazzi. C'è già gente? Incredibile. Questi non sono fatti pieni. Ah sì? Dai, dai. Ecco come si fanno le prese comunque. Ed ecco come schiacciare il cranio anche a un essere umano. Oh, un'altra statua. Ah, che bello, è già arrivato un venditore. Sì, fammi vedere che cos'hai. Ah, speravo in qualche progetto. Sì, liquido conduttore, aumenta l'efficacia dell'elettricità dei progetti elettrici. Fantastico. Grazie. Per fortuna che vicino a sto rifugio c'è un sacco di erba. E se l'avessi detto quando andavo a scuola, probabilmente un sacco di gente oggi sarebbe al CERT. No, è riapparso l'amico. Ah, sì, secondo te io sono scemo. Ritornando a noi, dobbiamo scalare questa magnifica torre. E il modo più facile e senza morire è scalarla dall'interno. Certo che gli elettricisti per salire ste torri dovevano fare i salti mortali, letteralmente. Ah, ma guarda, una cesta chiusa. Ci trovo qualcosa di buono o no? Tra l'altro sono salito troppo in alto perché ho già superato il mio obiettivo. Però, aspetta, ecco, esatto, c'era una bandierina. C'è sempre un premio per chi si impegna, no? Ecco qua, dicevamo. C'è sempre un premio per chi si impegna. Di più. Karim, qualcuno ha rubato i pezzi dell'impianto. Non posso accendere un bel niente. Ottimo. Proprio come temevo. Raggiungi la prossima antenna. Non è molto lontana da dove ti trovi. Quanto ci fai? Cavo sospeso. Vai a est e la vedrai. Dicevo, quanto ci fai che anche i prossimi pezzi non ci sono più. Ma ecco, esatto, dicevo, posso arrampicarmi o no? Karim, che faccio se nemmeno il secondo trasmettitore? Esatto. La domanda che devi porti è: cosa mi farà Raiz se lo deluderò? E la risposta giusta sarebbe: mi ucciderà. Come se uno io avessi paura di lui e come se due me ne fregasse qualcosa. Non sono mica uno dei suoi uomini io. Sono qui solo per chiedere un favore. Basta che non mi faccio più vedere. Eccoci alla prossima torre. Antenna. Il recinto è elettrificato. Credo che ci sia qualcuno dentro. Forse c'è anche Christoph, suo figlio. Sono due seccatori. Non perdere troppo tempo con loro. Devi entrare e accendere quel trasmettitore. Già fatto, sono già dentro. Che ti preoccupi a fare? Troviamo anche una nota e saliamo di sopra. Ovviamente questa è chiusa. Ah, giro più lungo is the way. L'unico modo per salire immagino sia quella roccia comodamente messa lì, vero? Ehi là. Tu che cazzo vuoi? Eccomi qua, ciao. Devo salire sulla torre. Per che cazzo vorresti farlo? Me l'ha chiesto Raiz. Raiz? Non sembri uno dei suoi. Ok, mi metto in contatto con Raiz e gli dico che non mi avete fatto passare. Beh. No, non ho detto niente del genere. Vuoi salire? Fai pure! Fai pure, a me frega cazzo! Non ce la faccio più! Vuoi abbassare la voce? Mi prego se mi sente qualcuno. Cristo, ma che hai? Stiamo cercando di sopravvivere. Ah, sono degli assassini. Sì, sono assassini. E quindi lavoriamo per loro. Così siamo al sicuro. Beh, non fa una piega, no? Fai andare troppo la bocca, Cristo. Inizia a usare la testa o ci farai ammazzare. Ha ragione papà in certo modo, Quindi, momento di scalare l'ennesima torre, sperando sempre che i pezzi ci siano questo giro. Come sempre, le scale, che sono la via più facile, sono bloccate. Non ci resta altro che fare il giro per lungo. Mi sto massacrando, spero ne valga la pena. Te lo auguro, perché sorpresa delle sorprese, mi dispiace, ma non sarà così, Crane. Dov'è il pannello? Eccolo qui. Vediamo se questa volta i pezzi ci sono. Ah, quest'affare è ancora intatto. Ve
Vediamo se ne è valsa la pena. Ah, speriamo, dai. Ehi, Karim, il secondo trasmettitore è a posto. Funziona? Karim, riesci a sentirmi? Forte e chiaro. Molto bene. Sai come tornare indietro? Sì. Certo. Ci penso io adesso. Altra bandierina. Ecco qua. Però niente cesta. Peccato. C'è un sacco dell'immondizia o qualcosa dove lanciarmi? Non dobbiamo andare di qua. Noi dobbiamo andare da questo lato. Perfetto. Eh sì, Rahim? Le antenne, l'ha detto Brecken. Ora le comunicazioni sono chiarissime. Bene, migliorando le comunicazioni hai aiutato tutti, ma soprattutto il dottor Zera e il dottor Camden, che ora possono parlarsi senza interferenze. Ottimo per loro, dai. Sono contento. Comunque, io l'ho già detto e probabilmente mi ripeterò. Ma non vedo l'ora di giocare Dead Island 2. Non vedo l'ora di vedere che cacchio hanno combinato, davvero. Ehi, hey, Crane, hai un minuto? Voglio sì, dimmi. In contatto con una persona che ha una gran voglia di parlarti. Dimmi. Ah, sì? Chi è? Parlo con Kyle Crane. Chi è che vuole saperlo? Il mio nome è Troy e sono a capo delle Scintille. Un piccolo gruppo di superstiti nel settore zero. Il settore zero è completamente isolato. Crane, prima che tu ripristinassi le comunicazioni radio, non sapevamo se c'erano altri superstiti in città. E invece? Volevo solo dirti che ti siamo davvero molto grati. Ci hai restituito un po' di speranza. Di nulla. Io ne sono felice. Se possiamo aiutarti in qualche modo, Crane, non esitare a dircelo. Lo farò sicuramente. Il lavoro è finito. Adesso devo tornare da Reis e farmi dare l'antizin. Se ce lo dà. Ehi, grande amico lui. Reis, ho fatto quello che mi hai chiesto. Bene, hai svolto il lavoro che Karim t'aveva affidato e sei anche tornato indietro tutto intero. Posso avere l'antizin ora? Credi che basti così poco per convincermi? Hai ancora molto da dire. Lo immaginavo. Senti, ne abbiamo bisogno davvero. Dammene un po' subito, poi tornerò e farò quello che vorrai. No. Quando lo deciderò. Esatto. Non un secondo prima. Non detti tu le regole. Posso dirti che non sono irragionevole. Fa tutto ciò che ti ordinerò e non ti darò una, ma ben due casse di antizin. Va bene, d'accordo. Che cosa vuoi che faccia? È un lavoro diverso da quello che hai fatto con le antenne. Dovrai essere un po' più persuasivo. Dimmi, imporre dai. Imporre il proprio volere. Imporre le proprie regole. Questo è ciò che rende forte un uomo. Hai creato tu stesso le regole secondo cui vivi, Crane? O sei una marionetta? Dovresti conoscere la risposta. Parla con Karim prima che decida che sei una perdita di tempo. Certo.